Io mi chiamo Bruno Stefanini e faccio il liutaio. Il liutaio è il mestiere della costruzione degli strumenti musicali. Io nello specifico costruisco violini, viole e violoncelli. Prima si costruivano i liuti di Bologna erano quelli più famosi, quelli più conosciuti nel mondo, il mondo del 1400, e questa tradizione tramandata attraverso le generazioni fino ad arrivare ad oggi. Io ho imparato a fare il liutaio circa 30 anni fa, un po' di più di 30 anni fa, da un maestro che si chiamava Otello Bignami e alla lungimiranza delle istituzioni che alla fine degli anni 70 istituirono una scuola di liuteria proprio per preservare la tradizione di cui parlavo. Il lavoro del liutaio può essere un lavoro fatto in solitudine e quindi anche un po' solitario dal punto di vista emotivo, diciamo così. Tutto dipende da come si affronta il mestiere. Io ho scelto di lavorare direttamente con i musicisti, quindi il mio lavoro non è assolutamente in solitudine, anzi il confronto con i musicisti, che sono i miei clienti principalmente, è costante, quindi quotidiano, quindi il mio lavoro è diviso fra la costruzione degli strumenti che mi richiedono e anche l'assistenza per quello che sono le problematiche della messa a punto, le problematiche dello strumento e quello che sono le richieste della clientela. Gli strumenti si possono costruire sia a mano, come faccio io, o in maniera industriale, come fanno alcune aziende tedesche, adesso ce ne sono molte cinesi, ma la differenza che passa tra un violino costruito in maniera artigianale, come faccio io, e uno strumento, diciamo così, industriale è la qualità dell'insieme dello strumento. Prima di tutto è molto importante per la qualità dello strumento in sé avere un modello che sia preciso, tradizionale come quello italiano ad esempio, e poi naturalmente la qualità sia dei materiali che della lavorazione. Violini industriali ne sono stati costruiti già a partire dal 1850 in maniera industriale, anche se non è corretta la definizione industriale perché noi immaginiamo una fabbrica con macchinari. In realtà le fabbriche a quel tempo erano gestite da persone e ognuno faceva un pezzo e poi venivano assemblati gli strumenti sotto il nome della ditta o sotto il nome del fabbricante. In Italia questo non è mai successo e i violini sono sempre stati fatti in maniera artigianale. Questo naturalmente ha creato una concorrenza però negli strumenti da studio, negli strumenti di qualità inferiore rispetto agli artigianali. Diciamo che i violini che fanno i liutai sono violini da concerto. I violini che vengono prodotti industrialmente possono essere considerati violini da studio, con una vita, diciamo, possiamo definirla breve, nel senso che si esaurisce molto in fretta, l'uso perché hanno delle qualità che non vanno bene per una professione, ad esempio per il concertista. Se non hai un maestro, nessuno ti insegna a sentire il legno che canta. Ascolta. Senti qui che non vuole? Allora, lo fai cantare di qua. Grazie.
passiamo un altro pezzo. Il legno che si utilizza per la costruzione dei violini, viole e violoncelli sono principalmente due. Legno di acero, che serve per la costruzione del 70% dello strumento, quindi fondo, fasce e manico, che poi diventerà così, e il piano armonico, che è di abete. Questi sono i due legni, che la combinazione dei due legni che si è sempre usata per costruire gli strumenti, e perché le caratteristiche dei due legni fanno sì che la resa acustica sia ottimale. Io ho iniziato a fare liutaio quasi per caso. Il mio avvicinamento alla liuteria è stato attraverso lo studio del violino. Da ragazzino studiavo il violino, avevo iniziato da autodidatta, poi mi sono iscritto al conservatorio e in questo modo ho avuto i requisiti per entrare nella scuola di liuteria che ho frequentato. I requisiti che chiedevano erano una certa manualità, naturalmente la conoscenza della musica, e questo mi ha molto facilitato. Dopo i 4 anni di scuola col mio maestro, sono stato assunto dal mio maestro come apprendista e suo aiutante in laboratorio, e questo ha aiutato molto la mia formazione professionale, nel senso che i 4 anni di scuola sono stati fondamentali per avere le basi su cui lavorare e progredire nel lavoro, ma il lavoro a bottega col mio maestro è stato fondamentale per la preparazione professionale. Ciao, sempre.